È arrivato ancora una volta death cross su Bitcoin, un po' atteso, un po' era inevitabile, ormai era solo una questione tecnica, ma cosa significa il death cross su Bitcoin? Cosa è questo segnale di eh, indicazione di un mercato che si trasforma da Mercato bullish a mercato bearish. Cosa significa eh, il dead cross? Come avviene? Che cos'è? Andiamo a fare una super sciabolata di tutto quello che è questo segnale e, soprattutto, poi alla fine rispondiamoci. Cambia veramente qualcosa sul mercato delle cripto? Bitcoin cosa sta rischiando e quali sono gli scenari che si potrebbero verificare proprio a causa di questo dead cross? Bene ragazzi, allora prima di andare a fare un po' tutti i punti di questo video per capire un pochettino che cosa è questo Death cross, come va interpretato, cosa significa poi realmente eh, da un punto di vista tecnico, quindi non ci fermeremo soltanto ai dati, soltanto all'analisi delle medie, guarderemo grafici, ma ci interrogheremo, andremo al di là, che poi è quello che è eh, il compito dell'analista, cioè andare a interpretare i dati, andare a capire che significano determinati eventi Prima di farlo ragazzi iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Anche perché già ve lo anticipo Questo è un video doppio Perché oggi andremo a vedere una cosa Ma nel prossimo video andiamo a rispondere A una domanda finale che vi lascerò Con questo video Una domanda da 100 milioni di bitcoin Una cifra improponibile Comunque bellissime E quindi ragazzi ci tocca fare questo tipo di, di questione Allora intanto Uh, vi lascio anche una guida uh, a cos'è questo tipo di configurazione, perché non volevo andare ovviamente a eh, indicarvi eh, Death Cross, Golden Cross, cosa significano. Quindi, nell'Academy di Binance. Uh, avete la spiegazione, quella basilare, quindi proprio il tutorialone gigantesco per chi magari è un neofita ancora non sa di cosa stiamo parlando. Quindi vi lascio in descrizione questo, questa um, schermata, questa di, di Binance, ragazzi. E vi lascio anche il mio link a Binance come Exchange, ovviamente se vi registrate. Su Binance come exchange al mio link mi date una mano a continuare questa mia eh, attività, insomma, eh, di iperformazione costante e continua, ragazzi. Allora, eh, andiamo invece a guardare quello che poi ci interessa, cioè a livello grafico del Death Cross e, e per cercare di rispondere intanto che cos'è, ovviamente, lo accenniamo. Poi come si usa il Death Cross, il vero significato, quali sono gli scenari possibili per Bitcoin nelle prossime eh, giornate e poi la domanda da 100 milioni di Bitcoin che vi ho promesso alla fine del video. Che cos'è il death cross, ragazzi? Allora, il death cross è un incrocio della media mobile di una media mobile breve con una media mobile eh, lunga in questo caso, nella storia degli investimenti, nella storia del trading, il debt cross è riferito all'incrocio di due medie mobili semplici, la 50 periodi su time frame daily, con la 200 periodi su time frame daily. Allora, vi faccio vedere. Sul grafico Bitcoin-dollaro di Bitfinex, il significato: allora media mobile a 50 eh, periodi in close, che è questa qui, e media mobile a 200, che invece è quella più giallina, ragazzi, e stanno incrociando quando avviene. Questa fatidica incrocio al eh, ribasso, cioè la media mobile eh, veloce, la fast eh, moving average incrocia al ribasso, quindi taglia dall'alto verso il basso la slow moving average, avviene il Death cross. Perché si usa il Death cross sui mercati? Qui entriamo in un uh, altro tipo di logica, ragazzi. Come investono? Gli investitori istituzionali su un mercato. Il dead cross in particolar modo è utilizzato perché nei eh, vecchi mercati, cioè i mercati old classici, eh, quando la media mobile a 50 periodi incrociava quella a 200 periodi, avveniva eh, un cambio di trend di lungo, medio-lungo periodo. E questo cambio di trend era preso molto male dagli investitori istituzionali che andavano a diminuire o chiudere le posizioni eh, ehm, i, dei loro investimenti su quell'asset finanziario. In sostanza, da un punto di vista pratico, quindi non teorico, quando avviene il death cross, gli investitori istituzionali iniziano a fare un exit strategy. Se già non l'hanno fatta, eh, praticamente la completano definitivamente dall'asset finanziario in questione. Quindi tecnicamente dovrebbero iniziare a uscire completamente da Bitcoin in questa fase man mano che il tempo passerà. E il death cross indica in questo caso il passaggio da un trend di medio lungo periodo di eh, rialzo, quindi un uh, trend rialzista ad un trend di medio lungo periodo ribassista. Attenzione, non ho parlato di lunghissimo periodo, quindi trend di natura quinquennale, decennale, ma medio periodo, medio periodo in questo caso per le cripto intendo 1-2 anni. Perché? Perché ragazzi, poi bisogna andare un po' al di là dei dati del significato così e chiederci: "Ma come mai si usa una media mobile a 50 e a 200 periodi allora, il ragionamento è molto semplice. Il eh, periodo delle medie mobili in questione, quindi la 50 periodi e la 200 periodi vengono fuori da un concetto molto semplice. Nei mercati old classici, il venerdì e il sabato e la domenica, quindi weekend, non sono momenti di eh, contrattazione del mercato. Perciò il mese Classico dal punto di vista dei eh, mercati hold è di 20 giorni circa e l'annuale classico è di circa 220 giorni. Quindi, in pratica, è stato preso un periodo di un paio di mesi come media mobile veloce, due mh, mesi e mezzo circa. Ed è, è stato preso il periodo di 200 come riferimento della media a lungo periodo, perché semplicemente è la media dell'annuale deal di un mercato, perché è la media che indica il prezzo annuo in media di quell'asset finanziario. Questo è il concetto. Quindi i periodi delle media mobile non sono stati presi a caso in questo, eh, nel death cross. Uh, chiediamoci una cosa allora a questo punto, siccome Bitcoin è la prima set class eh, che vediamo nella storia essere open 24 su 24, 7 su 7, tecnicamente forse andare a prendere la media 200 non avrebbe senso perché dovremmo andare a prendere una media a 360 o 350 se vogliamo fare un pochettino più breve direi ok una media a 320 però dovremmo prendere delle medie un pochettino più lunghette rispetto a quello che è il concetto della media 200 poi però c'è da fare anche il ragionamento che siccome gli istituzionali e tutto il mondo finanziario è abituato a questo concetto di usare la media 200 e una media 50 per guardare i segnali allora di routine continuiamo a utilizzare queste, però già eh, di per sé questo concetto di utilizzare su Bitcoin e sulle criptovalute in generale una media breve a 50 e una media lunga a 200, in te teoricamente. Non andrebbe fatto se probabilmente chi l'ha inventato nella prima volta, nei primi del Novecento, il concetto del Dead Cross avesse avuto Bitcoin come sottostante, avrebbe inventato un Dead Cross tra 90 giorni, quindi una media a 90 e una media a 300. Vabbè, lo volete vedere, vediamo che cosa succede, vediamo cosa succede sul grafico se utilizziamo un periodo diverso inventato come stiamo facendo. Ok ragazzi allora andiamo a fare i calcoli in precisi e in dettagli così facciamo questo test e vi faccio vedere un po' la logica dei mercati tradizionali. Allora l'utilizzo della media a 50 periodi è stato fatto perché è il 75% eh, dei tre mesi del mercato hold, lo so un pochettino magari seguitevi ok in questa questione perché... Nel mercato hold un mese dura 21-22 giorni, come vi ho spiegato, perché sabato e domenica non c'è. Quindi, se moltiplicate, anzi, facciamo una cosa: vi faccio vedere proprio la moltiplicazione. Ok, eccolo ragazzi. Allora, 22 che è un mese tipo, diciamo nel mercato per un trimestre che è eh, 66 giorni. Eccolo qui. A questo punto, se andate a calcolare il 75% di questa cosa, quindi semplicemente moltiplicando per 0,75. Eh, Ba Bam, otteniamo 50. Ecco da dove è stata presa la media mobile a 50, ragazzi. Ma guardate un po'. La stessa cosa la 200, Non inutile che ve lo faccio: sono, è il 75% di un anno di mercati aperti. Quindi, se facciamo questo stesso calcolo eh, per eh, Bitcoin, dovremmo prendere, me ne sono segnate una media a 68 e una media a 274. Andiamoli a mettere sul grafico. Siete pronti? Giusto per. Ok, ci siamo. Guardate, diretto impatto: 2, uh, 3, 2, 1, 0. Ma nah. guardate un po' che cosa è successo con le medie modificate, ragazzi. Ho dovuto modificare il grafico per farvi vedere anche nel passato. Questo setting di media mobile che è ponderato a quello che è il vero significato del dead cross sui mercati hold ed è modificato per quanto riguarda Bitcoin secondo quello che è il corretto andamento, cioè una media mobile, questa qui che rappresenta l'annualità di Bitcoin, e questa blu che invece rappresenta il trimestre di Bitcoin. In questo caso la media annuale di Bitcoin, eh, calcolata al 75% utilizzando quindi lo stesso criterio che usano gli istituzionali nel mercato hold, sta trenendo il mercato bloccato in questa fase e vi faccio vedere anche delle cose in particolar modo questa fase ci dice che il eh, prezzo di bitcoin si è avvicinato alla sua media annuale quindi quello dell'ultimo anno mentre nella uh, parte trimestrale è chiaramente ribassista ma questo lo sapevamo perché semplicemente eh, bastava guardare i prezzi ma vediamo anche un'altra cosa come si è comportato in passato questo eh, set di, eh, di parametri che potremmo chiamare e il eh, come lo chiamiamo ragazzi il kaimi cross ok per restare diciamo nell'ottica eh, dei miei vari pattern e delle mie varie idee creative lo allora, chiamiamolo il kaimi cross sulle medie in maniera simpatica ovviamente ragazzi come sempre eh, io scherzo questo lo sapete allora ehm, questo tipo di eh, mercato ci dà intanto una eh, definizione molto più eh, pulita di quelli che sono gli incroci per esempio nella eh, zona 2009, tutti i vari incroci delle medie mobili non si verificano se noi utilizziamo la 50 e la 200. Invece, eh, questi incroci sono estremamente vari e tutti eh, praticamente sbagliati. Ragazzi, vi faccio vedere la differenza. Ok, questi sono gli incroci della 50 con la 200. Quindi questi sono i Death Cross e Golden Cross. Vedete come, per esempio, nell'ultima fase, quella dalla 2019 fino alla COVID, quindi alla fase di, di marzo 2020, danno un sacco di, di fake, quindi un sacco di segnale. Qui rincrocia, qui rincrocia, qui rincrocia. Ed è un sistema che, comunque, ehm, è vero che indica una serie di incroci, però dà un pochettino di. Eh, differenze rispetto per esempio a quello che dovrebbe essere utilizzato su bitcoin in maniera precisa cioè la 68 e la 274 vedete che infatti questo tipo di segnale è ovviamente più lento ma è anche più pulito ma soprattutto ragazzi non è inventato perché il concetto che c'è dietro questo tipo di ehm, parametri è esattamente lo stesso che usa il mercato hold quindi gli istituzionali del mercato hold da una vita quindi non è che lo sto inventando io ma è lo stesso rapporto ponderato, quindi il trimestrale e l'annuale presi al 75%. Allora, questo tipo di indicatore, in questo caso ci dice che intanto il dead cross non è ancora avvenuto, quello effettivo, ma eh, ovviamente siamo in una fase di, di pericolo perché il mercato può ancora tentare una fase di rimbalzo, ma non è, è facilissimo diciamo che questa cosa eh, avvenga. Solitamente quando raggiunge questa media il mercato poi Stenta a uh, recuperare, ma uh, proprio per questo lo vedremo nel prossimo video. Anche eh, come effettivamente questo tipo di, di fase sia molto delicata, proprio perché nel prossimo video ho preparato la risposta a questa domanda. Ok, abbiamo risposto al vero significato di che cos'è il dead cross e come tecnicamente dovremmo guardarlo su Bitcoin. Quali sono giusti, quali parametri sono giusti, quelli standard che usa l'intero pianeta o quelli che vi ho mostrato scherzosamente definiti come il um, Kaimi Cross in questo caso. Però eh, quale è giusto utilizzare, ragazzi, guardateli entrambi, perché? Perché da un punto di vista uh, mondiale chiaramente si usa il Dead cross per fare questo tipo di eh, valutazioni a un punto di vista riflessivo, quindi è ovvio che eh, non possiamo non guardarlo quindi eh, è giusto fare questo. Però il vero significato di quel tipo di um, segnale è dato dal taglio delle due medie che vi ho fatto vedere in questo video per la prima volta, quindi questo è un video special, non avevo mai mostrato queste cose: 68 e, e 74. Quindi questo è il vero significato, cioè quando. Un trimestre il trend trimestrale brecca quello dell'annuale. Però andiamo anche a uh, valutare quello che è normale, quello corretto, diciamo quello che il mondo sta va a valutare, diciamo sostanzialmente. Allora, qui non lo vedete in questo momento il dead cross perché semplicemente ho cambiato grafico per farvi vedere più, eh, più uh, più, um, più uh, storico. Allora. Eh, in questo caso andiamo a rispondere poi alla domanda: quali sono gli scenari possibili ipotizzando che il dead cross sia avvenuto? Quindi vi ho fatto vedere un altro punto di vista. e Andateci a ragionare perché quello che vi ho detto, attenzione, che il mercato potrebbe eh, iniziare a prendere quei parametri come rilevanti nei prossimi mesi, anni, e magari pian piano seguire quel tipo di logica perché è più reale, è, è vera ed è il vero significato di quella eh, di, di quell indicazione del dead cross, altrimenti così. Eh, lo prendiamo, diciamo alla buona un po' per quello che si usa fare, ma in realtà non è giusto, diciamo che okay, dal punto di vista statistico va bene. Allora andiamo a vedere per i possibili scenari e poi ci poniamo la domanda: cioè eh, se effettivamente eh, un net cross può oh, modificare in maniera importante l'andamento futuro di Bitcoin. Allora, ragazzi, i possibili scenari. Eh, in questo caso, la eh, close eh, delle, della media mobile sotto la 200, impatti in maniera molto rilevante da un punto di vista di approccio eh, emotivo ai mercati soprattutto definisce terminata in maniera inequivocabile la bull run precedente quindi anche se il mercato dovesse ricominciare a riprendere un trend realista lo farò solo e unicamente con una nuova fase la bull run precedente è terminata perché quando il mercato va a chiudere eh, sotto questi livelli fa appunto eh, chiusura di quella fase ciclica eh, che Dovevamo andare appunto alla chiusura di questa fase ciclica. Ne abbiamo parlato ormai da mezzi, quindi lo sapevamo. Non è una cosa strana, non è una cosa estremamente variegata, eh, diciamo. Però gli scenari possibili di un death cross sono due. È solo e soltanto due il mercato entra in una fase di eh, trend ribassista di medio-lungo periodo che dura uno o due anni oppure il mercato entra in una fase di congestione. Che cos'è la congestione? Andiamo a vedere la congestione, ragazzi, è una fase in cui il mercato invece di iniziare un trend ribassista semplicemente si chiude in barra di congestione intorno alla media annuale, quindi intorno tecnicamente, escludendo quello che vi ho detto prima, alla media a 200, inizia a girare intorno alla 200. La 200 si appiattisce, quindi non inverte e scende direttamente così, bensì va ad appiattirsi in questo modo poi ovviamente avrà la sua pendenza naturale e si appiattisce per un po' di tempo mentre il mercato inizia una fase magari di oscillazione eh, facendo delle fasi di ribasso e poi di rialzo in questo modo e oscillando appunto intorno alla media a eh, 200 giorni. Questo è... Il, la seconda possibilità di un dead cross. La prima possibilità è inversione di trend di medio-lungo periodo e questo va considerato ragazzi, ma la seconda possibilità è che il mercato si eh, metta in barra di congestione, cioè eh, rifletta e basta perché potrebbe riaccumulare magari per x mesi e poi ricominciare una nuova fase completamente diversa. C'è la possibilità di avere una terza opzione, cioè il fatto che il mercato possa eh, ritornare su. Ragazzi, allora, non a caso vi ho mostrato il Kaimi Cross con delle medie modificate. Non a caso vi ho eh, spiegato questa differenza e come vengono calcolati i valori del Death Cross, perché bisogna open your mind, aprire la testa quando guardiamo i dati, ragazzi, non inventarci dati senza sapere quello che stiamo facendo. Non a caso perché? Perché in realtà se effettivamente il mercato eh, praticherà una eccezione, quindi una possibilità eh, che dovremmo vedere nei prossimi mesi, potrebbe in effetti ehm, vanificare questo dead cross e indicare come appunto vi ho detto prima, eh, questo incrocio sia solo il riflesso di eh, una un uso improprio di alcuni dati sul mercato delle cripto improprio, ok ragazzi non dico che è sbagliato perché lo uso l'intero pianeta però improprio per le concezioni per i concetti che vi ho spiegato quindi nulla di uh, trascendentale va bene se il mercato abbraccia questa ipotesi e quindi non è il death cross che abbiamo visto quello importante ma è questo che dovremmo andare a poi mh, vedere quindi questa media Ah, eh, quella vera ha ah, il 75% della media a 100 giorni di Bitcoin, si mantiene e mantiene il trend. Allora, Bitcoin potrebbe ricominciare una nuova fase e cambiare le sorti di questo Dead Cross per la prima volta da tanto tanto tempo. Infatti, ragazzi, c'è un'unica possibilità nei prossimi eh, mesi che questa cosa avvenga è il fatto che Bitcoin debba andare a replicare un atteggiamento soprattutto eh, relativamente ai trimestri che ha fatto tantissimo tempo fa. Questo è argomento del prossimo video, ragazzi, dove vi spiego questa ehm, unica possibilità che abbiamo di vanificare il death cross di annullare questa situazione di modificare ed è una sola possibilità stile avengers in endgame su milioni ok ma noi ce la giochiamo chissà magari è eh, la volta buona ragazzi prossimo video andremo a vedere quest'altra cosa iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e come sempre ciao a tutti